Sanità Veneta oggi qui con l'inaugurazione di Azienda Zero in un quartiere importante di Padova, l'Arcella, offre un'altra opportunità di crescita a questa sanità. Il Veneto ha una sanità di eccellenza e malgrado questa eccellenza noi dobbiamo oggi guardare con attenzione a tutta la programmazione che dalla regione viene promossa per i prossimi anni. Non si sta promuovendo la sanità dell'oggi, ma si sta disegnando la sanità del domani, una sanità completamente diversa, dove per esempio entra la grande tecnologia, dove ci sarà meno ospedalizzazione, dove ci sarà più umanizzazione. Su questo penso che le idee del governatore Zaia, che ci vengono continuamente esposte, anche stamattina in occasione di questa inaugurazione sono state ben dette, ci vede al fianco e mi vede sicuramente a fianco del Presidente della Regione. Azienda Zero è sostanzialmente l'applicazione della teoria dell'economia di scala. Se fai un concorso per dei posti in un pronto soccorso non vale la pena fare un concorso per ogni ospedale, ma ne fai uno per tutti, dopodiché distribuirei i medici assunti e così per molto altro. Pensi agli acquisti ad esempio. I risparmi si vedono e sono oggettivi. Si calcola che Azienda Zero a regime possa darsi un risparmio dai 50 a 60 milioni di euro all'anno. Noi abbiamo i medici migliori del mondo, gli operatori e tutto, in questi anni abbiamo aumentato i numeri di infermieri e di operatori sociosanitari, abbiamo ridotto sensibilmente gli amministrativi e poi abbiamo il grosso problema di avere 1380 medici che mancano. Mancano perché non ci sono. L'ultimo concorso per il pronto soccorso del Veneto abbiamo bandito 81 posti e si sono presentati in 3. Abbiamo un centro d'eccellenza ospedaliero che ci riconoscono tutti, abbiamo un'università che è la più vecchia del mondo per quanto riguarda la medicina e queste partite. Siamo in testa a tutte le classifiche per trapianti, per qualità delle cure e quant'altro. Direi che insomma Padova e il Veneto è sicuramente la capitale della medicina. Mi sento di dire anche il Veneto perché non posso non ricordare le eccellenze che ci sono presso l'Università di Verona piuttosto che altre realtà in giro per il Veneto. Insomma tutti i nostri ospedali comunque esprimono delle eccellenze.